Esposizione mediatica. Bello! No, no, basta, basta! Adesso arriva la sorpresa vera. Porco demonio! Ricordo che il perdente si beccherà una granata sulla schiena. Tu credevi che questa fosse una sfida a tre persone? Bestemmia. Rompete le righe, non rompete le palle. No, ma le bestemmie anche. Ciao ragazzi, sono Red e questo è non il Monopoly Software Shop e questi due non sono me. Quindi lascio che si presentino prima loro. Sono Warren. Ciao ragazzi. Sono Black. Non mi conoscete così bene. Siamo qui per la annuale sfida mangiatona di Natale. Abbiamo un nuovo concorrente che è il buon Black, come si è presentato prima. La cosa importante è che è Natale. È tutto tace. C'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, non è tacchino. Porco di... Aspettiamo che ci arrivi il piatto di quest'anno che ovviamente sarà... Non è pollo, non è tacchino. Sai, ti arriva un fo' di cotto. Vabbè. Facciamo un ringraziamento ora che siamo in condizioni pseudo normali per poterlo fare, perché dopo sarà la morte. Al Monopoly Software Shop, sponsor di questo video, trovate tutti i link in descrizione che vi permettono di acquistare prodotti da Software di ottima qualità. Ma soprattutto all'Osteria del Pescatore, ragazzi. Siamo all'Osteria del Pescatore a Reggio. Credo sia uno dei migliori beef che abbia mai mangiato, possiamo dirlo? Bene, mangeremo stinco di maiale con le patate. Tipico piatto natalizio. Totale, il piatto pesa 1,350 kg. Adesso non mi ricordo, l'ho filmato 325. Prima, ma avete vista già la foto. Chiaro che c'è l'osso, quindi l'osso va tolto, ma bene o male ci sarà 1,100 kg di roba, come ci ha confermato il buon Luca dell'Osteria del Pescatore. Prima di partire ci sono due, tre regole importanti che loro non sanno e che gli comunicherò on the fly, perché è sempre come così divertente. Cosa succederà e come si farà a capire chi vince? Per vincere bisogna o finire completamente per primi, ovviamente, tutto quello che c'è nel piatto, o in alternativa bisogna mangiare più cibo rispetto che gli altri. Come faremo a capire chi ne ha mangiato di più? Lo peseremo una volta che la challenge sarà finita. In totale avremo 20 minuti per fare questa cosa. La prima parte della sfida durerà 7 minuti e subito dopo pescheremo dal magico sacchetto delle sfide che ormai conoscete bene. Già. Un cartellino a testa. Va bene, va bene come vuoi. Fatto? Ti hai mangiato una? Adesso ne mangi una, tutti e tre. Chi è che hai mangiato dal piatto? Una. Visto che dobbiamo partire, rivelo la maglietta della vittoria dell'anno scorso. 3, 2, 1, via. Fottetevi, uso le mani. Ok. Non ho finito. Ah, non vale strafogarsi e non parlare. No, cioè andare in gabbo mod. Stanno ben goma, porca troppo. Un po' di vino. Un giro per i miei compari. Vino. Beh. Impoma tanto, porca troia. È impoma abbastanza. Non va giù. Cioè, ce l'ho inchiodato qua. Io verso da bere a tutti, loro mangiano. Ragazzi, ricordatevi, se venite qua, prendete lo stinco, ma prendetene uno. Ma tu ce l'hai posato, bro, ma come sei raffinato, in alta società. Ma che mi sono grattato il culo e non mi sono ancora lavato le mani. Su cosa? Sentite buono. Bro, diamo le patate. Sono perfette. Buonissimo. È una sfida, perché tu ti vai a rovinare il cibo degli dèi. Che giorno esiste della mia vita. Guarda, guarda che suda. Boh, uno è andato. Fai più piano, devo riuscire a farci una challenge con sta roba, cioè. Non ho mai capito come fa a starci così tanta roba dentro di lui. Mettiamoci un disclaimer, non fatelo a casa, esattamente come l'ultima sfida. Sì, nel senso, se vi viene voglia di replicarlo, a meno che non siate... Beh, che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre desiderato. Ma quindi io sono l'unico, cioè sono il campione in carica, scusami. Sei il campione cacato. Cioè, perché io non ho mai perso, l'uomo che non ha mai perso. Le battaglie sono veramente tante, infatti spero di recuperarti con quelle. Signori, io credo di aver finito il mio stinco, che non può essere rimosso dal piatto, vi ricordo. Insomma, c'è tipo un mare di patate. Dici così, inizia a succarmi pure il midollo. Un mare di patate vorrei che fosse il nome del mio film. Bro. Bro. Yeah. Io devo fare il trucco segreto del slaccio la cintura. Ma se non mi mostri il pipo in camera, forse è meglio. È che è proprio buono. Buono è buono. Quanto manca? 5 secondi. Stop al tempo. Stop alle chiamate da casa. Posso bere? No.
Bene, siamo arrivati al primo scaglione. Prima peschiamo i fogli e poi vi diremo come ci troviamo. Io però parto sempre per primo. Prego mamma, ti prego mamma. No mamma, no mamma. Ho beccato la salsa mortale, ragazzi. Sì, dimmi che è la marmellata, dimmi che è la marmellata. Sì, è la marmellata. Che schifo. Cinco, ma quanto vogliamo? Non ci sono regole di no, quantità. Allora, voi siete degli animali, quindi adesso verrà deciso nel seguente. La spalmiamo modo. Bene sulle patate. Grazie, puoi uscire di scena, grazie. No, non te la metterai tu la marmellata. Dammi, allora, dammi quella marmellata. Richiedo l'aiuto dell'arbitro. Dammi quella marmellata. No, basta, basta, basta. No, 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 basta. Che bello. No, basta, basta, no, Pedro, Pedro. Va, va, va. Ci sono i positivi qua dentro? No. Cosa vuol dire no? No. Sì, ci sono 3 positivi e 6 negativi. Ma non mi sembra eco. Non deve esserlo. Ragazzi da casa. Cioè, se ha beccato un aiuto lo uccido. Ragazzi da casa. Tutto. Parte del tuo cibo lo mangia qualcun altro. Io mi riservo il diritto di aspettare a vedere cosa pesca il signorino. Beh, vai, peggio di questo è difficile. Tic toc on the clock. Perché i bigliettini sono stati disegnati da me, per questo sono così belli. Bro. 1:30 di tempo extra che userò per andare in bagno a vomitare. Non gli dai l'osso. Ma io voglio mangiare le mie cazzo di patate. No, dammi l'osso bianco. Arbitro, gli sto dando queste basta, patate. Basta, queste patate. È onesto. Vorrei guardare la sua faccia mentre la mangia. Possiamo ripartire col tempo. Dai, 5 minuti sull'orologio dell'apocalisse. 3, 2, 1. Via col secondo tempo. Scusate, mi prendo qualche secondo per guardare Fox. Di cosa sa lo stinco dolce? Come non è male? È stinco d'unicorno. Perché non è male? Vabbè, ma anche l'anno scorso faceva sboccare. Non so che non è male. Domani mi sveglio freddo. Io vi dirò. Io mi è capace di come sta roba si possa fisicamente stare dentro di me. Sta bene quel mimino del... Mi succhi dei piedi. Ma tu hai finito? No, devo spingere di più. No, perché carica. Stai fermo. Gianemba. No, bra, lo sento. Gianemba. Lo sto proprio sentendo. Quanto manca sull'ora dell'apocalisse? Un sacco di patate. 1:50. In tutte le sfide abbiamo avuto dei cibi che comunque non ti salivano. Cioè, non ho mai sentito lo sbocco durante. Mi sarei provato qualche di panettone. I cappelletti dell'anno scorso avrebbero da ridire a riguardo, ma va bene. Bro, ma che cazzo? Ma appena superato. Ma non è vero. Ma che cazzo. Scusa, prima della pausa. Cameriera, aggiornamento sui piatti. Per favore faccia vedere la condizione. Sai, tu lo puoi sentire che lo insisto. Sai, War? Adesso arriva la sorpresa vera. Non riesco a respirare, adesso mastico, respiro. Scusa, prestami una mano. Tutte le volte ti fai toccare con sta scusa, secondo me. Lo senti? Quello che War non sa è questo. Ti auguri. Vedi, tu credevi che questa fosse una sfida a 3 persone, ma non lo è mai stata. Questa è una sfida per decidere il vero campione. Sto per sboccare. Che questo verrà diviso tra i nostri due piatti. No, scusa, però non ci arrivo in fondo. Oh, no, sì. Ho capito. Io me ne vado a figurare. Tutti per la Forti Mike. Però la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Era il twist, volevo fare una roba la Night Shyamalan. Quindi chiedo all'arbitro di ripartire in maniera equa il contenuto del piatto di Black. Che stop. In maniera equa. Che ripartirà quindi quello che c'è nel piatto di Black tra me e JJ, doppia J, Boy J. Prego, Don Abbondio. Hanno fatto con lo scarto, no? Pedro, non mi sembra equilibrato neanche per sbaglio. Cioè, alla fine hai reso vana la mia unica momento di gioia in cui ho pescato il cartellino giusto. Sei triste? Sì. Bene, direi che possiamo passare all'estrazione. Bro, ma se esce una cosa sbagliata io ho smesso di mangiare, lo sai, vero? Beh, ma perché sempre io ne ho pescato? Vabbè, intanto faccio vedere il mio. Io ho trovato Fauci. E mangio con la bocca. Quindi c'è un lupo. Mangio con la bocca. Succhiaville. Vabbè, ma ha pescato tutti gli aiuti. Quest'anno la Forti Mike se la prende lui. Quindi tu per un minuto devi dare una mano a mangiare a lui. C'è spazio per tutti a questa tavola. Perfetto, beh. Venga, venga. Ah, qualcuno mi cronometri il buon Gabbo che è venuto a darci una mano per mangiare. Vai. Cioè, io devo mangiare con la faccia, quindi. Mangiare con bellissimo i pugni. Come i cani. 3, 2, 1, via. Secondo me fa male la gatta sulla schiena, tu che ne dici? Mi ha mangiato dell'osso. Non posso bere. Sembri un pizza di Tyrannosaurus Rex, porco demonio. Ehi.
Via. È stato un piacere, grazie per aver giocato. Bello tanto. Sto iniziando a sbavare, ho sfumato questo dalla bocca. Se non scende. La vedo. Il Valhalla. Salutamelo perché sto arrivando. 4, 3, 2, 1. Sto ripensando a quale scelte della mia vita mi hanno portato a questo momento. No, adesso mi sa star male. Tu la finisci. Il peggio è la carne. La carne è quella che ti si impoma di più. È il momento di pescare nuovamente alla ricerca di disperazione. Raga, quelli positivi sono finiti, quindi ora c'è solo la morte. No, parte lui. No, perché devo partire io? Sei più avanti, porca di morte. Cos'è? Cos'è? Species! Posso scegliere se mettere il carry. Fracco delle legnate, ma forte, così capisce. Io decido se mettere carry o peperoncino sul mio piatto. E Pedro, voglio vederlo piangere. Qualsiasi cosa tu metti di farlo piangere. Io per dimostrare che nonostante tutto prevalgo, prevarrò e come al solito l'Inghilterra domina, piccante. Perché non solo si caga sassi, ma si cagano sassi di fiamme. Ma che Pedro, Pedro, Pedro! Ma che cazzo Pedro! È? Pedro! Ma mi sembra tutto bene! Pedro, 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 Pedro! Hai perso. Scusate, l'ho inquadrato cortesemente. Io ho bisogno. La gente ha bisogno. No. C'è una positiva dentro? No. Non finite. Nel senso, può essere positiva per qualcun altro. Erano in tre a seguire lo stregone. Ma che cazzo è sta roba? Questo? Questa è la carta sponsor. Per ricordarvi come al solito che siamo il Monopoly Soter Shop, negozio di attrezzatura da pesca. No. Se proprio volessimo trovare uno sponsor, riciterei lo stelio del pescatore di Reggio Emilia. E mangi la marmella. Venga, però. Scusate, cibo. Idratati, finisci il bicchiere. Prima di più. Tiene, per due prima di procedere. È scritto chiaro e tondo, vostro onore. La legge parla chiaro, può bere il bicchiere prima di ripartire. Ecco il signor Rango. Ma io voglio sapere cosa pensano loro da casa. Le ultime due sfide sono fast, flash. Bene, tempo, un minuto sull'orologio. Due, uno. No, non pizzica. No, però si No, non fa niente. Che bontà! Dunque nel mio esofago. Possiamo scaldarlo. Ti piace la cacca. 3, 2, 1. Non entra. Non può entrare. Adesso c'è la cosa più divertente. Qui dentro ci sono gli ultimi due cartellini. E sapete che cartellini sono? Hai finito? Sì, scusatemi. Grazie. Sono due cartellini fitness. Pescare uno. Lui ci seguiva. Oh. Cacchio. Cos'hai beccato, i crunch? Beh, però se tu c'hai. Beh, ma 50 flessioni rispetto che 100 crunch. Allora, come funzionerà questa parte? Che sbocco mentre faccio i crunch. Wargasm ha pescato 100 crunches, che sono tendenzialmente 100 addominali, e io ho pescato 50 flessioni. Cosa vuol dire? Che nessuno dei due potrà continuare a mangiare quello che è rimasto nel piatto fin tanto che non avremo finito. Io di fare 50 flessioni, lui 100 addominali. Ma 100 crunch li fai 8 volte più veloce che le flessioni. No, non dopo un chilo di carne. Ma neanche le flessioni. Sappi che piatto. Ricordo che anche se l'altra persona dovesse finire prima, conterà il peso del piatto. Quindi non è detto che. Ne vado a 25. Ne ha fatte 7 per forza di. Oh Gesù! Beh, però uno adesso ha più fame, no? No! C'è tutto il peperoncino. Ah dai, che buono. C'ho della carne lì in mezzo, porco demonio! 3, 2, 1. La challenge è finita. Procediamo a scoprire chi ha vinto.
Siamo tiratissimi perché i piatti sono più o meno pieni della stessa roba. E la valletta verrà qui dietro e alzerà la mano del vincitore. Ricordo che il perdente si beccherà una granata sulla schiena. Esattamente, va bene. E procediamo. Quello è il mio? Guarda me, guardami negli occhi. Guarda me. Non sono convinto. Il vincitore è. Sì! Sì! Di quanto? 40 grammi! Porca di quella! Ci muoviamo fuori per la penitenza. Matte bravissimo! War in posizione! Sei pronto? Cioè, come miri con questo coso? Pronto? 3, 2, 1! Piano, ragazzi, mi giuro fa male. Visto che siamo alla fine dell'anno, vorremmo chiamare tutto il cast di questo video, chi ci ha dato una mano durante l'anno, chi è qui solamente per oggi. Io chiamo il buon Black che ci ha dato una mano in questa sfida. Io chiamo Luca, che è anche colui che ci ha cucinato lo stinco. Esatto. Che fagliela vedere, un faro di luce. Wow. L'aiutante dietro le quinte è sempre presente al Monopoli, ovvero il meccanico. Buon Pedro, un applauso. Fine non meno importanti. Chiamiamo Gabbo, anche noto come il Pozzo, dito fuori. Perfetto. Fine non per importanza, ma anche un po' per sì, chi ha fatto le riprese laterali, ovvero Zorg. Grazie. Qui dal Monopoli Soft Air Shop e dallo Osteria del Pescatore. Buon Natale!